da una dichiarazione. Avete sentito la dichiarazione del ministro della giustizia in carica Orlando? Una recente dichiarazione che sui telegiornali e sui quotidiani non è uscita, la trovate soltanto in rete. La resa alla Versiliana, la festa del fatto quotidiano. In sostanza Orlando ha detto che ci sono poteri sovranazionali, non democratici, che mettono i parlamenti di fronte al fatto compiuto. E ha fatto un esempio. La riforma costituzionale del 2012 e l'inserimento del pareggio in bilancio in Costituzione è stato fatto non per la libera scelta del Paese o per il dibattito parlamentare, ma perché a un certo punto la Banca Centrale Europea, parole di Orlando, del ministro in carica, ha detto: o inserite questa clausola in Costituzione o noi chiudiamo i rubinetti e non ci sono i soldi alla fine del mese. Questo sulla riforma costituzionale del 2012. Aggiungendo anche che lui di questo si vergogna e che una democrazia, l'Italia, come è già successo alla Grecia, è stata messa di fronte a fatti compiuti generatisi in ambito di carattere finanziario. Ora, quando noi partiamo da questo punto, cioè abbiamo una dichiarazione di natura confessoria che dovrebbe essere materia per le procure della Repubblica, questo è, che una riforma costituzionale è stata fatta su pressione internazionale, a quel punto ci chiediamo chi vuole questa ulteriore riforma. E anche qui gli indizi non sono buoni, perché noi partiamo da un report di JP Morgan del maggio del 2013, in cui la banca d'affari chiede espressamente che le costituzioni del Sud Europa siano ridotte nelle tutele verso i lavoratori, troppo costituzionalizzate, che sia eliminato ad esempio il diritto a protestare quando un provvedimento non è gradito. Ci è da chiederci cosa stia succedendo. E allora cosa succede in realtà? Lo comprendiamo andando alla lettura dei verbali dell'Assemblea Costituente, quindi dei lavori preparatori alla Costituzione del 48, dove scopriamo delle cose che non vengono insegnate neppure nell'università, che lasciano letteralmente senza parole. In particolare i padri costituenti davano atto nei verbali, e in particolare laddove scrivevano il modello economico a cui la nostra Costituzione si doveva adeguare, doveva rispettare, che la Seconda Guerra Mondiale fu causata dalle politiche neoliberiste. Fascismo e nazismo furono soltanto la risposta sbagliata, errata, a un problema di natura economica generata da quel tipo di ideologia. E che tipo di ideologia è? È quell'ideologia secondo la quale lo Stato, e quindi le democrazie, non devono in nessun modo intervenire nel settore economico, non agendo per disciplinare e coordinare l'economia. I padri costituenti invece avevano scelto un modello in cui l'iniziativa privata era riconosciuta, certamente, ma veniva limitata quando in contrasto con l'interesse pubblico. Perché? E ce lo spiega benissimo Gustavo Ghidini nel 47. Perché se si danno dei grandi accentramenti di proprietà nelle mani di poche persone, a un certo punto diventano così potenti da influenzare le democrazie, da superare le democrazie, e alla fine le schiacciano e appunto mettono i parlamenti di fronte al fatto compiuto. Negli anni questo potere era stato limitato dall'applicazione del modello costituzionale, poi a un certo punto si è smesso, prevalentemente in comitanza con la fine del blocco sovietico. Si è tornati a vedere l'economia senza l'intervento redistributivo dello Stato, senza l'intervento di coordinamento dello Stato, violando il nostro modello economico. Si sono create delle sinergie, delle vere e proprie associazioni di fatto di carattere sindacale, se vogliamo, del potere finanziario, come ad esempio la Commissione Trilaterale, nei quali questi poteri hanno trovato una strategia comune di fatto, seppur sono in lotta anche fra di loro perché si mangiano uno con l'altro, però erano d'accordo su un fatto, che le grandi costituzioni democratiche erano un ostacolo per il loro potere, proprio perché appoggiavano un modello economico opposto a quello che loro volevano. Purtroppo loro sono riusciti a imporre questo modello anche a livello giuridico. È nata infatti l'Unione Europea. L'Unione Europea è quell'ordinamento che ha come scopo, obiettivo centrale, creare un sistema economico neoliberista, ovvero un sistema economico nel quale lo Stato non deve in nessun modo intervenire nell'economia. Cosa succede se lo Stato non interviene nell'economia?
È facile, facciamo l'esempio del Monopoli. A Monopoli noi viviamo un sistema che può essere equiparato al liberismo puro, cioè non c'è nessun intervento redistributivo della ricchezza. Allora ci può volere un giorno, due giorni, o pochi minuti, o poche ore. Dopo un po' vince un solo giocatore. Tutta la ricchezza arriva in mano a questo giocatore. Se l'economia viene impostata senza l'intervento democratico dello Stato, si arriva esattamente a questo. Pensate che Aldo Moro, quindi non un pericoloso comunista, ci ricordava che addirittura era insostenibile, sempre durante la Costituente, una concezione liberale in materia economica, proprio per raggiungere il maggior benessere possibile. Le libertà e i diritti sono in altre cose, in economia no. Il settore economico deve essere indirizzato ai fini dell'interesse pubblico. Il modello costituzionale degli articoli 35 al 47 disciplina esattamente tutto questo. E quali sono i diritti costituzionali che noi riconosciamo, ad esempio, ai lavoratori? Oltre il diritto in generale al lavoro, c'è soprattutto quel diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quindi il diritto a quella dignità che consente ad ogni cittadino di esplicare la propria personalità. Questo tipo di approccio non è gradito ai mercati, perché i mercati devono fare profitti. Più profitti corrispondono a salari più bassi. I mercati finanziari poi hanno un altro desiderio, la stabilità dei prezzi, che è il dogma su cui si fonda l'Unione Europea. Perché? Perché se io ho inflazione, io commercio soltanto in prodotti finanziari, se la moneta si svaluta, se gli stati possono fare svalutazioni della loro moneta, io posso subire un danno economico. E infatti l'Unione Europea codifica un sistema basato sulla stabilità dei prezzi. Il sistema europeo delle banche centrali ha come obiettivo principale la stabilità dei prezzi, che per norma, dato il combinato dell'articolo 127 TFUE e articolo 3 TUE, viene prima del benessere e della pace. Cioè stabilità dei prezzi prima ancora della pace. L'Europa vieta un intervento dello Stato nell'economia, lo impedisce e quindi crea questo tipo di modello e in più toglie agli Stati la sovranità, in particolare la sovranità monetaria ed economica. Che succede in Europa sulla Banca Centrale Europea? La Banca Centrale Europea crea moneta dal nulla, come tutte le banche centrali, ma ha il divieto di utilizzare questa moneta per gli Stati. Ed è indipendente dalla politica, cioè se noi abbiamo bisogno di soldi per fare un ospedale, la Banca Centrale Europea non ce li può dare. Questo è il contesto dell'Unione Europea. Qual era il problema che hanno affrontato in questi anni e il motivo per cui c'era ancora una resistenza all'interno della nostra Costituzione all'adeguarsi a questo modello? C'era resistenza perché la Corte Costituzionale aveva sviluppato negli anni un'articolata giurisprudenza codificando quella figura che si chiama dei controlimiti all'ingresso del diritto internazionale nel nostro ordinamento. Cosa ha detto la Corte? Da ultimo, oltretutto, con la sentenza 238 del 2014, quindi una sentenza recentissima e già successiva alla modifica dell'articolo 81, quindi dall'inserimento del pareggio in bilancio in Costituzione. La Corte ci dice che le norme dell'Unione Europea entrano nel nostro ordinamento soltanto se sono compatibili con i principi fondamentali e i diritti inalienabili dell'uomo. Se violano questi principi, la Corte Costituzionale può far fuori anche una norma dell'Unione Europea. A questo punto, qual era il problema? Perché loro avevano già inserito il pareggio in bilancio nella parte seconda. Dicono, modificando la parte seconda non si tocca la parte prima, e basta un semplice esempio per capire che non è così. Dopo l'inserimento del pareggio in bilancio, sono stati nominati in Corte Costituzionale due giudici, Barberà e Prosperetti, entrambi favorevoli al pareggio, che hanno criticato quella sentenza della Corte Costituzionale che aveva giudicato illegittimo il mancato adeguamento delle pensioni. La pensione è l'articolo 38 ed è nella parte prima ed è un diritto irrinunciabile per tutti noi. Il pareggio in bilancio nella parte seconda è l'articolo 81. Secondo questi giuristi, l'articolo 81, che nella parte seconda, prevale sulla norma della parte prima. Quindi la giurisprudenza dei controlimiti diventava e rimaneva un problema. Al che parte la necessità di riformare la Costituzione? Vi leggo direttamente la relazione preparatoria del governo al disegno di legge costituzionale. La trovate in rete, poi ho il link se lo volete, così potete verificare.
Il titolo della riforma lo sappiamo, è quello del quesito, disegno di legge costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione dei parlamentari, il contenimento dei costi, eccetera, eccetera. Pagina 1 della relazione, invece, dice una cosa molto diversa. Ci dicono, negli ultimi anni il sistema istituzionale si è dovuto confrontare con potenti e repentine trasformazioni che hanno prodotto rilevanti effetti sui rapporti tra governo, Parlamento e autonomie territoriali, incidendo indirettamente sulla stessa forma di Stato e di governo. Ricordate la dichiarazione di Orlando, no? Quindi loro prendono atto che ci sono mutamenti esterni al nostro Paese che incidono sulla forma di Stato e di governo. Questo può sembrare poco per un non giurista, ma dobbiamo ricordare che la forma di Stato è immutabile. L'articolo 139 della Costituzione lo vieta. Non solo, modificare la forma di Stato e di governo è reato. È un delitto contro la personalità dello Stato, punito oltretutto con l'ergastolo. Quindi non parliamo di una cosa leggera, eppure danno atto che questo è avvenuto e aggiungono, senza tuttavia che siano stati adottati interventi diretti a ricondurre in modo organico tali trasformazioni entro un rinnovato assetto costituzionale. Cioè, detto in parole povere, prendono atto di una situazione di illegalità, di un'Europa che ha un modello economico opposto a quello costituzionale e dicono dobbiamo cambiare la Costituzione per imporlo a questo modello. Sul terzo paragrafo, sempre in prima pagina, diventano più chiari e qui veramente ogni dubbio è tolto, fino al punto che se il quesito fosse questo, il no avrebbe già vinto, non avrebbe possibilità neanche di essere dibattuto. E ci dicono, lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e in particolare, ascoltate bene, l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea e alle relative stringenti regole di bilancio. Lo dicono loro, è il governo che lo dice. Lo scopo della riforma è imporre austerità in Costituzione, eliminando quelle difese che l'ordinamento aveva e che potevano impedirla. Messa così, nessuno sarebbe favorevole. Allora, vediamola. Come viene cambiata la Costituzione, in quali punti vengono inserite le pillole avvelenate che determinano questa situazione. Gli articoli principali, gli altri potremmo anche nemmeno leggerli, non ci interessano, sono il 55, il 70 e il 117, dove la parola Unione Europea entra dappertutto. Addirittura, se noi prendiamo il 55, scopriamo, leggendo la norma, quale diventerà la funzione del Senato delle autonomie, come lo chiamano. La funzione del Senato, la funzione prevalente, sarà quella di attuare la normativa dell'Unione Europea, che comporta nella Costituzione, nel processo legislativo, avere un Senato che è obbligato a rispettare le normative dell'Unione Europea, nella loro testa comporta che un'eventuale legge che va contro i diktat europei oggi diventa incostituzionale, andando a ribaltare la sentenza della Corte Costituzionale sui controlimiti. È un'operazione complessa, non semplicissima, perché dei giuristi in corte potrebbero comunque sostenere addirittura oggi che la legge costituzionale è illegittima a sua volta, sempre per violazione dei principi fondamentali. Se vincerà il sì, noi la causa l'abbiamo già iniziata in fase cautelare e la proseguiremo nel merito, proprio per fare avanzare questo tipo di principio. Però resta il fatto che fanno questo alla nostra Costituzione. L'articolo 70 disciplina questo nuovo bicameralismo che con una battuta potremmo chiamare incasinato, perché è questo il termine che lo descrive meglio, in cui il Senato conserva compiti fondamentali, tra cui guarda caso uno, riformare la Costituzione. Il Senato sarà ancora chiamato in causa se dovremo nuovamente riformare la Costituzione. Così si garantisce una scappatoia, perché il Senato di fatto non sarà eletto direttamente dal popolo, un'elezione di secondo livello, che darà la possibilità di controllare anche l'eventuale idea di una futura maggioranza di cambiare la Costituzione. Intervengono anche su questo discorso. In più il Senato interverrà, guarda caso, in quale legge? Se dobbiamo obbedire alla governance economica europea, quale legge il Senato avrà la parità con la Camera? Sulla legge di stabilità. Cioè laddove dobbiamo rispettare l'articolo 81, il Senato c'entra. Poi in più potrà intervenire ogni volta su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ma in quel caso la Camera avrà l'ultima parola.
Interverrà poi in un'altra circostanza al Senato, quando il governo utilizzerà la clausola di supremazia codificata nel comma 4 dell'articolo 117. In quel caso il Senato avrà un parere che di fatto sarà vincolante per la Camera, salvo che la Camera non decida a maggioranza assoluta di discostarsene. La clausola di supremazia che è inserita nel 117 è quello che radia al suolo le autonomie locali, le spazza via. Lo Stato oggi, in totale contrasto con l'articolo 5 della Costituzione che prevede il più ampio decentramento nell'ambito dell'erogazione dei servizi, potrà avocare a sé ogni competenza regionale per motivi di pubblico interesse, interesse superiore della nazione. Ovviamente però questa modifica va letta nel contesto. Non è che lo Stato per interesse nazionale toglie competenza alla regione e decide, perché lo Stato è comunque vincolato al rispetto della normativa dell'Unione Europea. Quindi in realtà la clausola di supremazia potrebbe essere utilizzata per privatizzare ogni utility, per portare a rispetto della disciplina europea tutti quei settori che noi conosciamo nella nostra vita. Ad esempio abbiamo detto no alla privatizzazione dell'acqua, in modo assolutamente sacrosanto. Con questa riforma costituzionale anche quel referendum cade definitivamente nel nulla grazie a questo tipo di intervento. Nel 117 poi viene anche modificato il comma 1, il PD spesso si difende dicendo che quella modifica è solo lessicale, perché già dovevamo uniformarci alla normativa della Comunità Europea, oggi però è scritto chiaro e tondo Unione Europea. E c'è una bella differenza, perché con Unione Europea noi intendiamo questi trattati che hanno al centro questo meccanismo economico che è nello stesso tempo causa unica della crisi economica e che la utilizza ai fini di spogliarci di sovranità. Anche qui, senza che vi spiego nel dettaglio il funzionamento della moneta euro, abbiamo semplicemente le dichiarazioni confessorie, tipo quella di Mario Monti, che è arrivato alla presidenza del Consiglio italiano della Commissione Trilaterale, guarda caso, che ci dice che le crisi, le gravi crisi, sono lo strumento per obbligarci a cedere sovranità. Molto chiaramente. Perché allora il costo psicologico di non fare le riforme diventa superiore a quello di farle perché c'è in atto una crisi visibile e conclamata. In pratica è quello che vediamo. C'è una crisi, dobbiamo fare presto, allora è necessario addirittura riformare la Costituzione che con l'economia, non toccando la parte economica, non dovrebbe centrare nulla. Perché se io non tocco la parte economica, come faccio a fare una modifica costituzionale che c'entra con l'economia? No. Ovviamente è un trucco. Perché la modifica della parte seconda va a disattivare i principi fondamentali. Ovviamente tutto questo disegno poteva non essere sufficiente a riuscire a superare la giurisprudenza della Corte. Perché? Perché se nella Corte ci fossero giuristi, se ci fossi io, se ci fosse Bara Caracciolo, Paolo Maddalena, Zagrebelsky, non saremmo nemmeno a discuterne sul fatto che potessero e possano colpire la parte prima. I diritti fondamentali verrebbero sempre prima dell'economia. Non staremo a parlarne. Al che c'è la seconda parte della riforma che, ad onor del vero, non avviene con la riforma costituzionale, ma avviene con la legge elettorale, che serve a far sì che la minoranza del paese diventi artificialmente maggioranza e possa ottenere il controllo della Repubblica. Soprattutto il controllo di che cosa? Del Presidente della Repubblica. Perché se io controllo la Camera, eleggo 3 giudici della Corte Costituzionale con la riforma, col Senato 2 giudici, col Presidente della Repubblica altri 5. La Corte è composta da 15 persone, io ho la possibilità concreta di politicizzare completamente la Corte Costituzionale. E anche qui non è fantasia, perché se per eleggere dei giudici, che dovrebbero essere semplicemente i migliori nel loro campo, servono numerose sedute in Parlamento, è chiaro che ormai la battaglia è diventata politica. Allora, se noi mettiamo tutta gente dello tenore di Barberà e Prosperetti in Corte e raggiungono la maggioranza, a quel punto è possibile modificare la giurisprudenza dei controlimiti. E anche qui non è strano, perché la Corte ha cambiato idea su questo argomento 1000 volte. La valutazione dell'articolo 10, cioè dell'ingresso automatico delle norme internazionali generalmente riconosciute nel nostro diritto, è stato oggetto di 30 anni di giurisprudenza della Corte Costituzionale. All'inizio la Corte aveva messo dei paletti ferrei dicendo che le norme internazionali comunque potevano anche essere non rispettate dal Parlamento. Poi cambiò orientamento e disse entrano automaticamente, ce le teniamo, il Parlamento non può neppure discostarsi. Alla fine, grazie proprio a Paolo Maddalena, Zagrebelsky e altri, è venuta fuori la giurisprudenza dei controlimiti che ha messo un freno e che ha finalmente dato dei paletti a questo diritto internazionale, che erano paletti ovvi per i padri costituenti, perché quando scrivevano l'articolo 10 dicevano loro stessi attenzione,
Non è che se nasce un ordinamento internazionale, questo ordinamento deve tendere automaticamente al bene. Può nascere anche un ordinamento internazionale che ha scopi negativi, che ha lo scopo di tutelare altri interessi che non sono quelli delle popolazioni. E questo è quello che semplicemente si è verificato in questi anni. E allora in questo contesto, appunto, con il controllo della Corte, hanno questa chance, questa possibilità in più di andare ad incidere e travolgere direttamente il nostro ordinamento. Ora, voi capite che abbiamo questa munizione centrale sul fatto che queste politiche portarono già alla Seconda Guerra Mondiale. Oggi noi rischiamo, se passasse questa riforma, esattamente lo stesso tipo di deriva, perché l'economia andrà necessariamente sempre peggio. A quel punto ci sarà una reazione anche di pancia delle persone, potrebbe essere in Italia ma anche altrove, e torniamo nuovamente alle situazioni di rischio, anche perché un'altra magia che è riuscita a fare l'Europa in questi anni è mettere i paesi uno contro l'altro. Perché li hanno messi uno contro l'altro? Dal punto di vista economico è facile da spiegare. Perché il canale Stato, cioè la creazione di moneta da parte di uno Stato, è stata cancellata. Quindi non possiamo più immettere moneta nel sistema attraverso il canale Stato. Le banche commerciali hanno smesso di fare prestiti per via delle politiche di austerità imposte fin dal protocollo 12 allegato al Trattato di Maastricht, per cui noi possiamo prendere i soldi per cercare di buttare la moneta che serve nell'economia, oggi ne abbiamo troppo poca, infatti siamo in deflazione, dalle esportazioni. Se noi dobbiamo prendere i soldi dalle esportazioni, però, dobbiamo competere con gli altri paesi. E come faccio a competere con gli altri paesi? Devo abbassare i prezzi dei miei prodotti. Qual è il modo migliore per abbassare i prezzi? Per acquisire quelle famose posizioni di competitività? Abbattere i salari. E allora l'Italia fa il Jobs Act, abbatte i salari con una legge palesemente contraria all'articolo 36 della Costituzione, gravemente incostituzionale l'ha definita il presidente emerito della Corte Paolo Maddalena, e vediamo che però i francesi che fanno? Appena noi facciamo il Jobs Act che abbatte i salari subito del 3-4% a livello lordo, in immediato, la Francia deve fare lo stesso tipo di riforma perché siamo tutti costretti a competere sulle briciole, abbassando le garanzie che ci sono per il lavoro nei vari paesi. Questo sistema per definizione, che è quella famosa forte competitività che è codificata nei trattati, che è il contrario della solidarietà prevista nella Costituzione, porta alla guerra, porta al conflitto, perché alla fine si crea un'amicizia diretta tra stati. Cioè in Germania cominciano a odiare noi cominciamo a odiare loro, e entrambi siamo vittime di questa situazione, nella quale si avvantaggiano soltanto questi poteri economici che chiedono la riforma. E ad oggi, ne abbiamo visto in questi anni, non c'è stato solo Orlando, una serie di dichiarazioni confessorie incredibili, perché pensate anche solo Garavaglia, oltretutto della Lega Nord nel 2011, cioè ma Garavaglia che ci dice, arrivano gli emissari di BCE in commissione bilancio al Senato e ci dicono appoggerete un governo Monti, noi gli rispondiamo no, non funziona così, ci sarà un dibattito parlamentare, vediamo, e loro che dicono no, non avete capito, ho appoggiato un governo Monti, non vi diamo i soldi. Questo lo spiega perché si verifica questa dinamica, lo spiega benissimo proprio Zagrebelsky, che è europeista, pensate, Zagrebelsky nasceva come europeista, quindi la sua critica poi è diventata all'Europa, è nata per motivi tecnici, cioè ha capito, ha letto le norme, ha capito cosa c'è scritto. Infatti Zagrebelsky ha rilasciato su Repubblica quella bellissima dichiarazione dove ci ricorda che gli stati non possono fallire, o meglio, possono fallire quando perdono il ruolo di stati. Lo Stato esiste se ha popolo, territorio e sovranità. Se noi perdiamo la sovranità, non siamo più uno Stato. Ed entriamo oltretutto nell'ambito del codice penale che punisce i delitti contro la personalità dello Stato. A quel punto uno Stato che non ha più la sua zecca, che anche per Zagrebelsky è organo fondante quanto l'esercito, può essere schiacciato dai mercati, perché perdiamo il ruolo di diritto pubblico e diventiamo un soggetto di diritto privato. Questo viene costituzionalizzato stavolta. Solo questo. Noi ci sposiamo definitivamente a questo tipo di modello. Modello che oltretutto, come vi dicevo, è ancora sanzionato dal codice penale, nonostante che nel 2006 abbiano tentato una modifica. Nel 2006 si è modificato il codice penale, i delitti contro la personalità dello Stato, reati mai applicati nella storia della Repubblica, per inserire il requisito della violenza in aggiunta alle cessioni di sovranità. Cioè la cessione di sovranità è reato se c'è anche la violenza, se no non basta più. Cioè, pensate come si sono mossi finemente dal punto di vista giuridico. E infatti io in queste settimane ho tranquillamente detto quella che è la realtà, cioè che questo tipo di riforma non è una riforma costituzionale, una riforma del nostro diritto, è un atto eversivo dell'ordinamento democratico che in condizioni normali dovrebbe interessare le procure della Repubblica. Abbiamo sentito addirittura Mattarella
Il Presidente della Repubblica Mattarella ricevere quest'anno al Quirinale la commissione trilaterale per elogiare l'esistenza di fori sganciati da ogni ufficialità nei quali vengono prese le decisioni che influenzano i policy makers, cioè i politici. Decisioni prese in ambito finanziario che vengono imposte alla politica che non ha più le armi per difendersi da questo tipo di attacco. Il quadro della riforma costituzionale è questo, con alcuni picchi che vi ho detto e più qualche altra piccola chicca, come ad esempio quella di estromettere un sindaco legittimamente eletto se il suo comune è in dissesto finanziario. Cioè, che ci sia simpatico o meno, domani mattina potremo andare a casa la Raggi perché il suo comune ha debiti. Incidendo poi oltretutto sulla stessa composizione del Senato, perché sapete che poi il Senato sarà composto da sindaci o da consiglieri regionali. Quindi il quadro è assolutamente desolante e in questi ultimi giorni io vi invito a raccontarlo, e a chi non vi crede mandate la relazione del governo, che è estremamente esplicativa su questo punto, perché altrimenti veramente noi ci troveremo con un sì il 4 a causa della grande propaganda mediatica, e dopo il vero problema che subiremo, e qui poi chiudo e passo la parola ai colleghi, è che per uscire dall'Unione Europea a quel punto noi rischiamo di avere l'ostacolo di un Presidente della Repubblica che non mi firma il provvedimento di uscita. Perché? Perché ormai il Senato deve rispettare le norme dell'Unione Europea, quindi diventa incostituzionale apparentemente una legge che va contro i diktat dell'Unione Europea. E che succede se io non posso uscire velocemente? Succede che devo riformare la Costituzione, e al Senato non è neanche detto che avrei la maggioranza. Devo a quel punto ulteriormente fare un eventuale referendum confermativo se non raggiungo nella doppia votazione la maggioranza dei 2/3, io dovrei fare tutto questo in mesi senza avere la mia sovranità monetaria, nel totale ricatto dei mercati. E poi vedremo che il voto che a quel punto avrebbero i cittadini o la volontà del Parlamento sarebbe completamente distorta. Qui si cerca proprio di chiudere questo tipo di gabbia. Voglio dire poi infine un'ultima cosa sul sistema proporzionale, perché anche questa è un'altra delle cose che avete sentito sulla riforma, no? Che il governo deve governare. È importante che il governo governi, sempre in funzione di questa urgenza data dall'emergenza economica, ovviamente. La Costituzione del 48 non prevede questo. Governo è un termine improprio, è l'esecutivo, cioè è l'ente che esegue gli ordini del Parlamento. Nel progetto di Costituzione è il Parlamento che disciplina, coordina e indirizza l'attività di governo. Il governo esegue, è un'altra funzione. Perché si era scelto questo? Perché il Parlamento è l'organo che eleggiamo noi. Quindi le leggi devono essere fatte in Parlamento nel dibattito di tutta la collettività. Una legge non è che passa se c'è una minoranza che diventa artificialmente maggioranza con un premio. Una legge deve passare se c'è il 50% più uno del Parlamento favorevole. E quindi significa, in proiezione, che è favorevole a quella legge il 50% più uno del popolo. Era il luogo dove si doveva concretizzare il conflitto tra le varie fasce sociali per legiferare. E infatti il voto in Costituzione deve essere uguale tra le sue caratteristiche. Tant'è vero che nella Costituente non c'è dibattito sul sistema proporzionale, perché lo danno per scontato. E allora questo darlo per scontato oggi viene utilizzato come strumento per legittimare anche un sistema maggioritario, che però non è democrazia. Lelio Basso nel 52 spiega il modello costituzionale e spiega che quando si vuole creare una legge elettorale che distorce il principio di rappresentatività democratica, lo si fa perché il partito che in quel momento ha il governo capisce di aver perso la possibilità di continuare e deve cambiare legge per conservare il suo potere. Solo per questo. Non c'è altro. Tant'è vero, e qui davvero poi chiudo e mi taccio, nel dibattito televisivo è entrato l'elogio dell'oligarchia in questi mesi. Cioè, avete visto il dibattito Zagrebelsi-Scalfari? Scalfari palesemente dice che la riforma costituzionale trasforma davvero la nostra democrazia verso un'oligarchia. Lo dice. Lo dice testuale, è innegabile, però dice che è positivo, perché a quel punto saranno pochissimi a decidere, ma sono bravissimi, sono i migliori, sono i più intelligenti e lo faranno nell'interesse pubblico. Zagrebelsky ricorda che questo non è mai successo nella storia. Abbiamo avuto qualche sovrano illuminato, è vero, ma mediamente, se comandano in pochi, portano avanti i propri interessi. È sempre stato così. E quindi gli ricorda quanto sia pericoloso un tipo di cambiamento del genere. Noi abbiamo veramente perso, grazie a questa manipolazione mediatica, il concetto della democrazia, abbiamo perso il concetto di che cos'è la moneta, di come viene creata, del fatto che è uno strumento al servizio della società e non può mancare in una società. Abbiamo perso il diritto costituzionale e abbiamo oltretutto sposato l'ideologia neoliberista che ha tolto drammaticamente la democrazia dall'economia
facendoci credere che la libertà di profitto sia un valore, quando invece è uno strumento anche questo del progresso. Io vi ringrazio. Grazie avvocato, veramente ci ha illuminato, ma più che altro ci ha rattristato, perché era meglio non saperlo, no? Così uno tante volte vive felice d'ignoranza, perché i più felici al mondo sono quelli ignoranti, tanto il mondo non si cambia. Però da un lato meglio, perché questo è il preludio a spargimenti di sangue, perché qui non se ne può più, e ora, capito? Non se ne può più proprio, no? Capito? Perché tornare a fare i servi come 2000 anni fa non è possibile. Adesso la parola al sindaco Saltamartini, che è più equilibrato, sicuramente ci dà cose più sagge. Vai sindaco. Prova. Innanzitutto buonasera, vi ringrazio della cortesia che il nostro consigliere Luigi Zura Puntaroni mi ha fatto nell'invitarmi a questa manifestazione. Perché il tema che dovremo affrontare il 4 dicembre è un tema di una complessità assolutamente estrema, e quindi io vorrei approfittarne di questa circostanza per affrontarlo più con un clima seminariale, perché